Confermato il brano conclusivo Le Lanciare. Assolutamente. Come non cantare in questa piazza grande un brano che si chiama appunto Piazza Grande. Buonasera a tutti, gran finale con i nostri artisti. Sebastiano, vieni, vieni. Siamo tutti microfonati? Sì, perfetto. Noi facciamo prego, maestro. Pagano il mio pranzo, non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erbe, ho molti amici intorno a me. Vieni, vieni, Seba, vieni qua. Gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so. Attenzione! Sbagliati. E noi, no. Con le mani, via! A modo mio, bisogno di carezza. A modo mio, avrei bisogno di sognare. Una famiglia, vai! Una famiglia vera e propria non ce l'ho. E la mia casa in piazza grande. E a chi mi crede? Vedo amore, amore no. Fabio! Come di donne generose, vai, come di donne. Come di donne generose, non ce n'è, non ce n'è. Rubo l'amore in piazza grande. E meno male che briganti come me, qui non ce n'è. Davvero bello, anche a modo mio stavo cantando evidentemente. Un grazie a tutti voi per aver trascorso con noi fino a ieri sera tardi la giornata del ventennale della canonizzazione di San Pio da Pietrelcina. Siamo stati insieme qui ieri dalle 8:30 e veramente è stata una lunga traversata con tante parole, quindi era doveroso per me invece oggi partire con parole ma soprattutto musica. È molto musicale, lo abbiamo sentito anche qui in diretta da Fra Emiliano Antenucci, anche tacere, ma soprattutto dare spazio appunto a quello che la musica spesso ci insegna anche in termini spirituali. Ieri sera dunque l'evento conclusivo è stato un momento, un lungo momento molto bello, concluso da tutti coloro che si erano esibiti insieme, e poi naturalmente non è mancato anche il saluto e il grazie del ministro provinciale dei frati minori cappuccini della provincia religiosa Sant'Angelo e Padre Pio, Fra Maurizio Placentino. Le testimonianze. Pace e bene, Fra Maurizio. Pace e bene. Ecco, io voglio aggiungere al saluto pace e bene, rubare le parole a Pier Davide. Forza e coraggio. Ecco, davvero è questo il messaggio, credo, che questa sera ci è stato dato. Accanto alla pace e il bene, che sono forse proprio l'origine poi per la forza e il coraggio che vengono dalla fede. E sono due cose che non si comprano,
ma si donano. E oggi noi abbiamo ricevuto tanti doni, abbiamo ringraziato il Signore per il dono di San Pio, per la sua canonizzazione, ma anche questo momento è stato un momento di forza e coraggio, l'abbiamo sentito proprio, no, negli artisti che si sono susseguiti qui sul palco, davvero tanta forza, e credo che ne abbiamo davvero bisogno. Allora è questo, ecco, il saluto che voglio farvi, e voglio ringraziare anch'io, so che poi farai anche tu ancora i ringraziamenti, ma io voglio ringraziare i miei confratelli che hanno preparato questo momento e che lavorano qui a San Giovanni Rotondo con tanto impegno e con sacrificio, davvero grazie. E ancora grazie all'amministrazione comunale, grazie, ecco, per la collaborazione, il sostegno, all'amico Gaetano Cusenza che si è dato da fare per questo momento. Davvero grazie a tutti. Pace e bene, forza e coraggio. Con grande forza noi vogliamo sempre rilanciare, ed è un grande privilegio appunto, quello che Padre Pio ci continua a insegnare giorno per giorno, al di là dell'aureola di cui anche ieri abbiamo parlato. Adesso è il momento di ricordarvi come potete interagire e anche come potete seguirci, perché noi attraverso i social abbiamo tranquillamente la possibilità appunto di esservi più vicini ancora. Vedete i soliti loghi così importanti per il nostro tempo, da Facebook a Instagram a YouTube a Twitter, e naturalmente il nostro canale attraverso il quale in tanti ci seguite in streaming anziché attraverso il digitale terrestre o il satellite. Io voglio anche andare subito a vedere com'è oggi la situazione, ecco, già mi aveva preparato la regia questa splendida immagine, qui siamo proprio davanti a quella chiesa da cui tutto è nato, a quell'antica chiesetta, e proprio attaccata, tante volte abbiamo sottolineato questa adiacenza delle pareti tra la piccola chiesa e il santuario Santa Maria delle Grazie. Ed è bello perché quando voi arrivate a piedi dal fondo di Viale Cappuccini, o meglio dall'inizio, io parlo del fondo perché da una zona in piano, poi per circa 150 metri di altezza si sale verso il convento, una strada che ormai naturalmente è anche carreggiata proprio non soltanto per gli antichi carri come era una volta, ma è una carreggiata per le automobili, e chissà, magari pian piano si arriverà al santuario anche direttamente in volo, proprio come noi spesso voliamo con il pensiero e con l'anima verso Padre Pio. San Pio da Pietrelcina ieri è stato innanzitutto diciamo affettuosamente riempito dei nostri grazie, non è stato soltanto celebrato un anniversario, e l'abbiamo detto ieri mattina con tanti ospiti, ricorderete l'arcivescovo padre Franco Moscone che tra poco riascolteremo, però non in un passaggio della mia intervista mattutina, bensì in un momento anche più commovente all'interno dell'opera Casa Sollievo della Sofferenza, e sentiremo altre testimonianze. Oggi è la giornata in cui naturalmente riprendiamo anche con regolarità le nostre rubriche all'interno di Tempo d'Estate, ma ci sarà anche spazio per parlarvi di un altro modo di stare vicini allo spirito muovendosi a piedi col cavallo di San Francesco, perché nei giorni scorsi non è stato possibile, ma il weekend passato è stato un weekend comunque molto importante, perché il pellegrinaggio Macerata-Loreto è qualcosa di straordinariamente fuori dal tempo, direi. Sì, noi andiamo avanti giornalisticamente anche con le edizioni, e qui siamo alla 44esima edizione, possiamo anche far vedere direttamente il sito, visto che forse qualche secondo, no, non c'è tempo. E quindi il 44esimo pellegrinaggio ci rilancerà anche un messaggio proprio da quel cardinale Zuppi, che da poche settimane è il presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Adesso invece andiamo subito a vedere cosa è successo nella storia in questo 17 giugno. Sì.
17 giugno, giornata mondiale contro la desertificazione. Territorio, recupero, ricostruzione. Il degrado dei suoli ha origini multifattoriali e ciò determina la complessità del fenomeno. La perdita di terreno produttivo ha cause molto variabili, sia dal punto di vista geografico che biofisico. Incendi, deforestazione, perdita di superficie, impermeabilizzazione, agricoltura intensiva, erosione, salinizzazione delle falde, contaminazione ed il sempre più elevato grado di aridità del clima. Il risultato finale è una riduzione progressiva dello strato superficiale del suolo, con perdita di sostanze organiche e quindi dell'intrinseca capacità produttiva di un terreno, fino all'estremo degrado del processo di desertificazione. A livello globale le terre produttive sono in quantità limitata e l'utilizzo non sostenibile delle loro risorse aumenta sempre più la percentuale delle terre degradate. Evitare, rallentare, invertire la perdita della produttività delle terre e degli ecosistemi naturali è un'azione decisiva perché aumenta la sicurezza alimentare e rallenta il cambiamento climatico. A livello nazionale, il contrasto al degrado del suolo e la protezione della terra dalle minacce causate da cambiamenti climatici e sfruttamento delle risorse naturali rappresentano un obiettivo concretizzato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con investimenti per centinaia di milioni di euro per valorizzazione del verde urbano, compresa la piantumazione di 7 milioni di alberi. Le azioni di tutela e ripristino del suolo degradato sono integrate con misure per mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e con quelle per la salvaguardia della biodiversità. Sul piano internazionale, l'Italia ha aderito sin dall'inizio ai programmi della Convenzione per la Land Degradation Neutrality e sostiene la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione. E adesso è il momento, a modo nostro, di imparare meglio il coraggio di ogni giorno. Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati e grazie per essere con noi. Il coraggio di ogni giorno è anche quello dei giovani che si impegnano nella propria comunità, ma soprattutto anche all'interno di quella che è la vita della Chiesa e all'interno della vita attiva della Chiesa. Io ringrazio per essere con noi oggi Vittorio Emanuele Agostinelli, siamo a Roma. Vittorio è un componente della Consulta Giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura. Grazie Vittorio per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a te. Sappiamo che questa, diciamo, è un'idea avuta nel 2019 dal Cardinale Ravasi, che è appunto il prefetto un po' di questo dicastero importante della Curia Romana, di quello dicastero per la cultura. Perché coinvolgere in modo così attivo i giovani all'interno del Pontificio Consiglio della Cultura? Sì, innanzitutto grazie ancora per l'invito. Diciamo che l'idea di una consulta giovanile è nata appunto da Sua Eminenza Cardinal Ravasi, che ha raccolto 20 ragazzi per avvicinare un po' il Vaticano al mondo dei giovani. All'interno di questa consulta ci sono ragazzi e ragazze, credenti e non credenti, veramente di tutti i tipi, e abbiamo ragazzi che vivono ancora gli ultimi anni del liceo, altri che si sono laureati, arriviamo dai 18 ai 28 anni. E devo dire che questa è una consulta che è nata in un periodo particolare, è entrata un po' nel vivo nell'anno della pandemia, perché poi
ormai sono 3 anni che esiste questa consulta, il primo atto che abbiamo fatto è stato proprio quello di stilare un manifesto che diciamo che incorpora 3 azioni della consulta, che sono ascoltare per capire, questa è la prima, la seconda è dialogare per incontrarsi e la terza è costruire per superare. Che sono, diciamo, un po' le priorità anche dettate spesso da Papa Francesco in tanti suoi appuntamenti un po'. Assolutamente sì, e poi diciamo ultimamente è diventato anche importante quella che è l'interazione, no? tra noi giovani, e sia con la pandemia ma anche con la grande instabilità che c'è nel mondo di oggi, non soltanto nel quotidiano ma anche nella proiezione di un futuro per ognuno di noi. Vittorio, io so in realtà tra l'altro che soprattutto sul verbo ascoltare, ecco, sull'ascolto c'è un progetto, che è il progetto del Sentiero dell'Ascolto, che ha coinvolto varie parrocchie di Roma e comunque limitrofe a Roma. Esattamente di che cosa si tratta, perché si è presa questa scelta di uscire, ecco, in qualche modo fuori dalla curia, ecco, possiamo usare questo termine. Diciamo che la prima azione che ci siamo posti è proprio quella di attuare il manifesto con l'ascolto, perché abbiamo bisogno di ascoltare i nostri coetanei, ovviamente siamo giovani, ma non possiamo esimerci dal tendere un orecchio verso i nostri coetanei per capire quali sono le tematiche che adesso vivono i giovani, oltre quelle che viviamo noi insitamente nel nostro ruolo, insomma, di membri della consulta. È un progetto che in realtà ha viaggiato per tutta Italia, perché abbiamo visitato 7 luoghi, abbiamo iniziato ovviamente a luoghi a noi vicini, quindi abbiamo visitato delle parrocchie, comunque delle realtà giovanili vicine, diciamo l'ambito parrocchiale, penso alla Gioventù Francescana, siamo andati ad Assisi a casa Frate Jacopa, come dicevi anche tu a Roma, in una bellissima parrocchia di San Timoteo, e abbiamo raccolto tra le 50 e le 60 interviste. E devo dire che è stata un'esperienza incredibile, ha coinvolto circa metà della consulta, sono partiti 8 ragazzi da luglio 2021 e si è conclusa, la prima tappa è stata appunto a San Timoteo e si è conclusa ad Assisi il 30 ottobre 2021. E durante questo viaggio della consulta abbiamo raccolto veramente testimonianze toccanti che ci calano un po' quelle che sono tematiche nascoste. E, a 30 anni un po' da questo grande anniversario dove si parla tanto di legalità e di principi e di senso del dovere di ognuno di noi andare in questi luoghi, in queste realtà e scoprire, cito tra tutti una realtà che è quella di Marigliano, che è diciamo un quartiere di Napoli, diciamo una frazione di Napoli, dove c'è questa parrocchia bellissima, piena di ragazzi che veramente incarnano un po' il senso del dovere, dell'attivismo sociale, e accolgono altri ragazzi, quindi loro coetanei, che vivono situazioni di disagio o che si trovano in ambienti particolari, che comunque vivono anche di o comunque vengono alimentati e suggeriscono criminalità, e per una vita diversa, per un pensiero diverso, un attivismo diverso. E sono state veramente esperienze importanti che penso che condividerle con tutti i giovani d'Italia non solo sia la prima cosa e il primo dovere. Infatti, come ti accennavo prima di accettare appunto questo invito, il progetto è uscito proprio in questi giorni e quindi vedrete le prime tappe fino alla realizzazione di un documentario finale che ci sarà in autunno inoltrato di quest'anno. E speriamo magari in realtà in futuro, comunque nei prossimi mesi, di poter anche, perché no, avere una visita, ecco, di questa bella realtà del Pontificio della Cultura qui a San Giovanni Rotondo, dato che dopo Assisi, dopo aver incontrato anche la Gifra Francescana, non si può non visitare anche, ecco, San Giovanni Rotondo.
E grazie Vittorio per aver risposto positivamente al nostro invito, grazie per la tua testimonianza su quello che è il tuo impegno, sul tuo impegno di ogni giorno. Chiederei anche alla regia di rimandare un po' il sito web del Pontificio della Cultura, che è dove c'è appunto questa sezione dedicata anche alla consulta giovanile, dove comunque c'è anche poi una zona comunque con i contatti, o comunque per chiunque volesse entrare in contatto con voi, chiedervi informazioni e sapere di più di questa bella esperienza, di questa bella realtà, di questo bel progetto del Cardinale Ravasi. Grazie ancora Vittorio e ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te, grazie a tutti. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare. Ecco, qualcuno dei miei colleghi definisce un personaggio come quello che abbiamo appena visto e ascoltato, Paolo Borsellino, un santo da calendario laico, ma per noi sappiamo in realtà esservi coincidenza, vista la sua straordinaria fede che appunto lo ha ispirato. Ma abbiamo ancora un mese per continuare a sentire testimonianze e ringrazio naturalmente Felice Piemontese per questo prezioso spazio che ci concede all'interno del nostro programma, per ascoltare appunto come, nonostante tutto, la traversata da quel tremendo 1992 sia stata anche una traversata appunto in cui ogni giorno qualcuno in più magari trova un po' di coraggio. Ma adesso è il momento di continuare con un'altra delle nostre rubriche, una che ci rasserena, ci fa pensare al profumo, ai colori, alla primavera e anche all'estate. Naturalmente sto parlando di Un giorno un fiore. Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Sicuramente quando ci troviamo in Puglia o in quei posti del sud dell'Italia ci imbattiamo in questi panorami esplosivi, caldi, ricchi di vegetazione che a volte riesce anche a sopravvivere a temperature ostili come l'eccessivo caldo tipico del sud dell'Italia. Tra questi comprensori ci sono alcune piante, ad esempio come l'oleandro, questo esemplare qui, che è molto resistente. È resistente perché ha una struttura arbustiva, è un arbusto sempreverde, perenne, non muore, quindi non è stagionale, che presenta queste foglie molto sode, molto verdi, brillanti, con questa nervatura centrale molto marcata, che si dipartono lungo questi rami. Questi esemplari riescono a raggiungere anche altezze notevoli, si parla anche di 3-4 metri, poiché si espandono con una velocità impressionante. Infatti è un arbusto che ha un vigore di crescita molto sviluppato. La caratteristica principale di questi arbusti è il fiore, l'infiorescenza, la loro fioritura. Sono valanghe di fiori che ricoprono l'intera parte terminale della pianta e che ci regalano questi colori bellissimi e un profumo delicato tipicamente estivo. Ci sono moltissime varietà in commercio e in natura, dall'esemplare con la foglia sempreverde a quello con la foglia variegata, molto particolare e interessante. Ma ci sono anche e soprattutto esemplari dai colori dei fiori spettacolari, dal rosso rubino al bianco latte, al giallo paglierino, al rosa, al fucsia e così dicendo. Spesso in commercio si presentano sotto forma di piccole pezzature di cespuglietto o addirittura esemplari ad alberello. Sono piante davvero resistenti al caldo torrido,
resistenti anche a piccoli giorni in cui l'acqua manca. Addirittura nel terreno, se vengono abituati e impiantati liberamente, hanno lo spazio necessario per sopravvivere a lungo, soprattutto in quei periodi tipicamente estivi, caldi, soffocanti. È una pianta che dà davvero tantissima soddisfazione con pochissimo sforzo di cure. Un concime una volta tanto va bene, una spuntatina una volta tanto va bene, diciamo che quasi si autogestisce. Si dice che siano esemplari un po' velenosi, in effetti è così, cioè contengono all'interno della linfa, nelle foglie e nei loro tronchi, delle sostanze non proprio velenose, ma leggermente urticanti, urticanti per le pareti interne degli organismi, degli esseri umani, degli animali. Quindi diciamo è bello apprezzarle, ma senza toccarle e avvicinarsi più di tanto. Però comunque sta di fatto che questa linfa urticante vale se uno ne ingerisce tanto, se uno li tocca come sto facendo io, se uno li guarda più di tanto non succede niente, anzi uno più le tocca e più rimane estasiato dalla loro bellezza. Avete visto dunque in questo spazio anche richiamare nuovamente quell'evento che ci accingiamo a vivere grazie alla pastorale giovanile di questa provincia religiosa, ma anche grazie a tanto entusiasmo, forza e coraggio, come ha detto Fra Maurizio ieri sera, il provinciale, da parte appunto dei confratelli di Padre Pio. Perdono del Gargano, sarà davvero un'ottima edizione per riscoprire, anche quando tutti quei passi non ce la facciamo a farli, che cosa significa comunque raccogliere le proprie forze e andare avanti. Ma soprattutto adesso è il momento di vedere come qualcuno incoraggia alla forza e anche al superamento di momenti difficili come la malattia, riandando alla giornata di ieri, perché a partire dalle 17 avete visto in diretta proprio Fra Luciano Lotti, che ci ha spiegato perché c'era una preghiera speciale, e lo avete sentito, e ha dato la parola al nostro arcivescovo Padre Franco Moscone e anche a Leandro Cascavilla, che tra un attimo ascolteremo. Per intercessione di Padre Pio, che portò sul suo corpo i segni dell'amore di Gesù, concedi alla sua opera, la casa sollievo della sofferenza, di essere fedele al carisma del suo fondatore, di modo che ciascuno possa portare al letto del malato il tuo amore. Rendi casa sollievo tempio della vita, guidando i cuori alla fedeltà e alla trasparenza delle loro azioni. Ispira ai gruppi di preghiera e ai devoti di Padre Pio sentimenti di riconoscenza e di amore, affinché ancor oggi siano il segno di quella provvidenza che volle quest'opera testimoniare a ciascuno una smisurata fiducia nell'amore e nella misericordia di Dio. Grazie. Quindi io mi trovo qui sia come medico, sono geriatra e lavoro in questa casa sollievo, e sono anche il vice direttore generale dei gruppi di preghiera, quindi mi trovo a rappresentare le due grandi opere di San Pio, l'una opera di misericordia corporale, come la definiva il Papa, l'altra opera di misericordia spirituale. Come ci ricorda San Paolo, ecco, però noi portiamo questo tesoro nei vasi di creta della nostra piccolezza, delle nostre infedeltà, della nostra miseria. Come gruppi di preghiera e operatori in questa casa, noi siamo i custodi dell'eredità di San Pio, i depositari del suo carisma. E qual è il suo carisma? Il sollievo della sofferenza. Io vorrei portare la mia esperienza però qui. Durante i vari
durante le varie ondate di pandemia, perché io ho lavorato nell'area Covid durante tutto il periodo ed è stata un'esperienza che ci ha profondamente segnato tutti gli operatori sanitari, medici, paramedici. Noi non siamo più gli stessi. Veramente ho visto morire io tanta gente ed è veramente terribile vedere morire un paziente di insufficienza respiratoria da polmonite virale, con un casco attaccato al ventilatore, da solo, senza l'affetto dei cari perché nessuno poteva entrare. Guardate, io in quei momenti veramente tante volte ho invocato Padre Pio per chiedere, dice: Padre Pio, dammi la forza di riconoscere in quel malato, in quel volto sotto il casco, il volto di Gesù, perché è quello che lui ci ha insegnato. E non è facile, perché in quei momenti tu ti senti tutta la tua inadeguatezza, perché è la tua impotenza, perché tu sai che professionalmente hai fatto tutto quello che potevi fare e non riesci a rispondere al grido di aiuto che ti viene da quel malato sofferente. Allora allarghi le braccia, guardi in cielo, dice: Signore, ma dove sei? E il Signore sembra dirti: guarda che io sono lì, quindi aiutami anche tu con la tua preghiera ad accogliere questo malato, perché io me lo sto portando in cielo. E questo secondo me è il carisma di Padre Pio. Io non ho mai approfondito, sentito profondamente il valore e la bellezza del carisma di Padre Pio come in quei momenti. In quei momenti c'è Gesù, e quindi tu aiuti anche con la tua presenza e la tua preghiera a portare questo malato in cielo. È bellissimo questo. Ecco, guardate, io mi auguro che quest'opera conosca una nuova... E avremo modo di riprendere questo discorso in occasione del convegno nazionale dei gruppi di preghiera, il 10 e 11 settembre. Avremo con noi Lucia Ascione, che tutti conoscete come una conduttrice di TV2000, sarà con noi per raccontare, insieme ad alcuni operatori di Casa Sollievo, come veramente grandi cose fa il Signore attraverso Padre Pio e attraverso chi continua la sua opera. Signore Gesù, che ci hai convocati insieme per seguire le orme di San Pio da Pietrelcina, donaci il tuo spirito, perché con te possiamo dire Abba, Padre. Per intercessione di San Pio, che fu apostolo della tua misericordia, rendici missionari di pace e di misericordia per le persone del nostro tempo. Ispira in noi sentimenti di fedeltà e amore, perché in famiglia, nel lavoro e nella società diventiamo testimoni del tuo Vangelo. Scenda sul nostro convenire insieme la ricchezza delle tue benedizioni, perché rivestiti di grazia possiamo essere creature nuove e fiduciosi della presenza, ci abbandoniamo tra le tue braccia, sicuri che seguendoti sul Calvario, andando verso il Tabor, siamo santificati dal tuo amore e possiamo santificare. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E avete sentito dunque il riferimento inevitabile agli anni terribili, in particolare il primo della pandemia, che ha anche condizionato l'evento del pellegrinaggio Macerata a Loreto, che si svolge sempre il secondo weekend di giugno, proprio perché era la fine dell'anno scolastico. E quando l'ho raccontato qui, Monsignor Giancarlo Vecerrica, tante volte è stato ideato, era appunto per i giovani. State vedendo anche il sito pellegrinaggio.org, noi ne riparleremo un po' in sintesi, perché i tempi sono un po' più dilatati, ho fatto male un conteggio aritmetico evidentemente, però voglio subito rilanciare quello che ha detto il Papa, che ancora una volta ha mandato in diretta il suo messaggio: chiedete alla Madonna la grazia della pace, chiedete che questa guerra finisca, che il popolo ucraino non soffra più. Una voce
accorata, era lo sferisterio di Macerata, era la partenza del pellegrinaggio sabato scorso. E dunque, dopo la pubblicità, vedremo anche qualche altra immagine. Giornate molto belle queste, perché comunque anche oggi c'è la scia della ventennale della canonizzazione di San Pio. Stavo dicendo, c'è la scia del riconoscimento della Chiesa anche formale a un grande santo come Padre Pio. Ma oggi, e per questo abbiamo un po' sacrificato l'informazione, naturalmente torneremo comunque domani, e però posso ricollegare proprio l'argomento che avevamo cominciato poco fa, cioè quello del peregrinare verso la Vergine Maria chiedendo la pace, a quanto è avvenuto nelle ultime ore, cioè i paesi più importanti, i fondatori dell'Unione Europea sono andati a cercare di far qualcosa in più fino a Kiev per la pace. Ma noi andiamo lì dove appunto c'è stato anche un appello sia a Vladimir Putin che a Volodymyr Zelensky, perché sempre dentro il pellegrinaggio, di cui stiamo vedendo delle immagini suggestive che corrispondono al cuore della notte. Vi ho detto, come sempre, si comincia con la messa. C'era il cardinale Zuppi appunto allo sferisterio di Macerata e poi si comincia il cammino da Macerata alla collina dolce di Loreto. E non so se probabilmente sì, state anche ascoltando un canto, si canta, ma ci sono anche testimonianze commoventi ogni volta, commoventi per tanti motivi. Questa volta in primo piano era inevitabile una donna che arriva dall'Ucraina. È presidente di un'organizzazione no profit, si tratta di Elena Mazzola, una linguista, ecco, e nel cuore della notte appunto ha raccontato la sua storia, ha voluto essere presente, pensate che è vissuta 15 anni a Mosca, e quante persone sia dell'una che dell'altra parte in questo terribile periodo di guerra hanno completamente, diciamo, dovuto rinunciare magari a quel naturale spirito pacifico con cui pensavano e pensano a coloro che non sono della stessa nazionalità ma che sono appunto vicini. E i ragazzi in primo piano che stiamo vedendo evidentemente sono quelli che costruiranno meglio un mondo di pace. Questa docente universitaria ha comunque dato uno spirito nuovo anche alla forza della pace, perché ormai vive in Italia e ha cominciato un'attività completamente diversa rispetto al lavoro intellettuale che faceva prima, si occupa di orfani e disabili e naturalmente è protagonista proprio del, ecco, intanto siamo arrivati anche al momento del dolore e nello stesso tempo pian piano insieme con personaggi anche dello sport si stava facendo l'alba sul sito appunto del pellegrinaggio, ma in particolare sul canale YouTube trovate tutte le immagini e tutto lo streaming, anzi, e qui vedete già c'è quella striscia meravigliosa che annuncia l'alba. Speriamo che sia anche un segno di un'alba di pace per tutti. Andiamo a Loreto, è stato detto da tanti, da Maria, che ha sofferto il dolore più grande al mondo e che per questo ci capisce e ci mostra l'unica vera vittoria sul male. E tra l'altro lì trovate proprio tutto quello che è accaduto minuto per minuto con l'orologio, e quindi ringrazio tutti coloro che tante volte abbiamo interagito appunto per testimonianze, per storie, per servizi, ne abbiamo parlato veramente molte volte nei nostri programmi di questo evento perché merita. Avrete notato probabilmente che non sono le centinaia di migliaia di persone che c'erano una volta, perché comunque qualcosa, sia pure una ripresa finalmente diversa dopo 2 anni, però qualcosa
si sente in maniera diversa. Ecco, vedete attraverso l'orologio, erano quasi le 5 del mattino e già c'era la luce del giorno, quindi anche noi forse possiamo aspettare la luce del giorno della pace e abbinare, che bello comunque, vedete, un'immagine ferma, perché ci rimanda anche a dei campi, in momenti nei quali noi abbiamo paura, che addirittura non basti neanche l'agricoltura che normalmente eravamo abituati a considerare sovrabbondante per i bisogni dell'umanità e in particolare della parte ricca dell'umanità. Invece stanno cambiando tante cose, per cui davvero c'è bisogno che la Vergine Maria ci stia vicino e ci guardi, così come siamo abituati a pensare che fa ogni volta che rivolgiamo a lei un pensiero.